benvenuti a Il lavoro che vorrei, un programma di orientamento al lavoro per i giovani e per tutte le persone in cerca di una nuova occupazione. Come sta cambiando il mondo del lavoro? A pochi giorni dall'entrata in vigore della nuova legge sul lavoro, il Jobs Act, vogliamo capire cosa cambia per i giovani, per i disoccupati e per tutti coloro che vogliono trovare un nuovo posto di lavoro. Con l'aiuto di un esperto in tematiche del lavoro, cerchiamo di capire cosa sta cambiando. Seconda parte. Oggi siamo qui con Roberto Corno, consulente del lavoro, amministratore unico di Corno Consulting, che ci racconterà che cos'è il Jobs Act e quali novità introduce sia per i lavoratori che per le aziende. Buongiorno a tutti quanti. Se dovesse riassumermi in un vantaggio il Jobs Act per le aziende, qual è il vantaggio principale? Il vantaggio principale è senz'altro quello di una maggior flessibilità del rapporto di lavoro, quindi la possibilità di instaurare il rapporto di lavoro con maggior serenità, certezze su quello che avverrebbe nel momento del distacco, senza tutti quei vincoli, quelle paure che hanno finora contraddistinto l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. Qual è il consiglio che si sente di dare a tutti i disoccupati che oggi abbiamo nella nostra regione? Il consiglio a chi è disoccupato è sempre principalmente uno, quello di concepire la ricerca del lavoro un lavoro. Oggi cercare lavoro, ma è sempre stato così, è complesso, non è vero che non c'è il posto di lavoro, anzi mi sia permesso su questo punto di fare una breve digressione, ma importante. Spesso i giornalisti enfatizzano la disoccupazione perché fa notizia, fa più notizia perché è chiaramente molto più scandalistico. Poiché in questa quota irrilevante ci sono i pochi giovani che cercano lavoro, molti in realtà stanno già lavorando con un tirocinio che, nota bene, non li esclude dalla disoccupazione, significa che la percentuale dei giovani che cercano realmente lavoro, almeno dalla nostra, è molto più bassa. Attivare la rete di contatti personali, attivarla in modo consapevole e soprattutto continuare a lavorare per cercare lavoro è la chiave del successo. Anche per quelli non più giovani? Assolutamente, è maggior ragione per quelli non più giovani. Il vero dramma italiano sono gli over 50, gli over 40. L'Italia è un paese che ha una strana demografia fatta a rombo, diversamente a quella che hanno tutti i paesi, che è fatta a piramide, perché abbiamo la fascia intermedia, l'età media sono 43 anni, i cosiddetti figli del baby boom, 1955-65, siamo la stragrande maggioranza. Poi ci sono ovviamente meno anziani, ma soprattutto meno ovviamente e drammaticamente pochi giovani. Questa fascia intermedia però naturalmente ha un problema in più rispetto ai giovani a trovare lavoro, più costosa, è meno flessibile, è meno disponibile a spostarsi, a cambiare paese, non conosce le lingue e quindi oggettivamente si trova più in difficoltà. La buona notizia, dicevo prima, è che il Jobs Act in qualche modo, come dicevamo, tenderebbe a favorire di più queste fasce che non quelle alte, perché però dalla loro hanno il fatto che sono già capaci di lavorare, sanno come muoversi, sono persone consapevoli e responsabili, per cui il datore di lavoro, quando cerca il cosiddetto, l'ho detto già prima, plug and play, la persona pronti via, preferenzialmente va su queste persone. Il fatto oggi che queste persone finalmente costino di meno dovrebbe favorire fortemente l'occupazione anche di queste persone. Ringraziamo il dottor Corno della Corno Consulting per averci spiegato le regole del Jobs Act. Grazie a voi. Pub di Porlezza cerca un barman con esperienza, pluriennale e affidabilità. Massimo 30 anni e autonomo, no alloggio, codice 10631. Azienda di erba, cerca un carrozziere, verniciatore, lattoniere con esperienza. Iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi, codice 10595. Per candidarsi, solo se in possesso dei requisiti richiesti, inviare il proprio curriculum vitae con il codice di riferimento a il lavoro che vorrei @espansionetv.it. Tutte le selezioni sono rivolte ad entrambi i sessi ai sensi della legge. Grazie. Anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento quotidiano con il lavoro. Vi ricordo che per candidarsi è possibile inviare una mail all'indirizzo il lavoro che vorrei @espansionetv.it. Grazie per averci seguito. A domani.